Dodicesimo giorno. Allora, regolarmente con i tuoi genitori concordano che la dichiarazione di esonero di responsabilità che hai firmato impedisce loro di farci causa. Evviva! Ti ho detto che sono sicuro che sarà un'esperienza formativa fondamentale per te. Quasi ti invidio, capo scout Akela. Giorno 13. Speriamo che ci sia più storia principale rispetto a ieri. Abbiamo distrutto casette per uccelli ad essere manca e io continuo a essere spettrale come prima. Dobbiamo provare qualcos'altro. Cos'altro posso distruggere? Vediamo. Dopo la fase delle casette per uccelli sono passato a creazioni più complesse. Ho iniziato ad aggiustare orologi. Quindi immagino che sia venuta l'ora di spaccare. Capito? L'ora di... il tempo, gli orologi... Scusa. Era vicino a una sedia da campeggio. Distruggere un'altra delle mie preziose creazioni, collega. Sinceramente, dopo una vita passata a costruire tutto con tanta cura, mi sto godendo tutto questo spaccare. C'è solo un problema. Questo orologio non è mio. Vedi la piccola H sulla base? Questa è opera del mio amico Aroldo. Non ha senso distruggere l'orologio di qualcun altro. Non rappresenterebbe una penitenza soprannaturale. Sarebbe solo un gesto da maleducati. È meglio che lo tenga io. Va bene. Il mare cova brutte tempeste in questi giorni. Nessuno è disposto ad affrontare la traversata fino a Cozy Grove. Il signor Allen vive vicino al molo. Ha detto che quando scoppia un fulmine è possibile vedere un'enorme bestia dolente emergere dalle profondità del mare. Il colore della luna, occhi come fiamme gelide, testuali parole. Però wow, questo significa che è un'isola tutta per te. Che fortuna sfacciata. Copriti se è caldo, capo scout Akela. Dal punto di vista estetico, non posso negare che i miei rami stanno diventando un po' troppo lunghi. Forse potrei servirmi della mia vecchia arte per potarli. Se solo avessi degli attrezzi da intaglio. Aiuta Geremia Piliccioni e riceverai questo in cambio. Potresti doverlo aiutare più volte e aspettare diversi giorni, quindi sii paziente. E aspettiamo. Oh, salve, futura lettrice. È una giornata piuttosto piacevole nella... è un altro di crisi, ecco cos'è vicina. Oh cielo, scusa. Posso spiegare? E posso farlo con la dignità e contegno che si dicono alla mia posizione. Dunque, recentemente si è presentata qualche opportunità immobiliare nella nostra città. Splendido! Io e il mio assistente Bruce abbiamo collocato qualche cartello per segnalare tali opportunità ai fortunati acquirenti. E poi sono arrivati i folletti. Oh, i folletti! Hanno rubato i cartelli e se li mettono nei posti sbagliati potrebbero generare un disastroso panico immobiliare. Oh! Potresti recuperare rapidamente quei cartelli, cittadina? Avresti il mio pieno supporto. Vicino a un silo. Mi dice di cercare nei dintorni un tiro celato, ma c'è già questo qui, quindi prendo questo. E c'è pure questo. Ora posso andare dal telo celato. Vicino al tronco caduto.
Boom. Hai trovato l'ultimo cartello? Cittadina, non so come ringraziarti. Oppure sì. Karma. In previsione del tuo successo, ho commissionato Bruce un premio speciale per te. La tua pronta risposta a questi parassiti soprannaturali, io ti conferisco l'encomio comunale per la disinfestazione dei frilletti. È solo la seconda volta che qualcuno ne riceve un tale onore. Era tanto che non ricevevo un aiuto da una così eccellente e onesta Spettro Scout. Senza i tuoi sforzi, beh, questa città potrebbe non essere così perfetta. Wait, wait.